Domenica scorsa il Signore si è mostrato a noi come modello della nostra Quaresima, vivendo nel deserto per 40 giorni e vincendo le tentazioni. Oggi ci mostra il traguardo della nostra conversione nel mistero della trasfigurazione. Ci dona l'immagine della sua e della nostra Pasqua, facendone pregustare la grazia e la gloria. Nella Pasqua del Cielo noi lo contempleremo come Egli si è mostrato a Pietro, Giacomo e Giovanni. In Cielo assaporeremo la pace e la gioia che già ora Gesù ci offre nell'Eucaristia. Signore, che nell'alba e nello spirito ci hai rigenerati a tua immagine. Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo. Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo. Kyrie eleison. Dio di potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
ascoltare il tuo amato Figlio. Guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio in questa seconda domenica di Quaresima ci invita a salire con Cristo sul monte per poter da vicino contemplare la sua gloria. Siamo invitati a fare la stessa esperienza di fede dei tre discepoli che frequentemente erano con lui nei momenti più forti e significativi della sua vita. Anche noi possiamo, anzi dobbiamo, sperimentare la stessa gioia di vedere Cristo trasfigurato nella pienezza della rivelazione del Padre, che lo indica come Figlio e che viene confermato attraverso i testi sacri e i profeti. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto sul mio monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide una liepe impigliata con le corna in un cespuglio. Nella preghiera abbiamo bisogno di un primo momento, che è quello di lasciare a terra, lasciare fuori di noi, lasciare alla porta del nostro cuore tutto quello che ci impedisce di volare verso il trono di Dio, perché la preghiera, la celebrazione eucaristica, è andare sulla montagna e poter vivere la contemplazione del volto del Signore. Ecco perché all'inizio della messa, vedete, con una pedagogia stupenda che è da sempre, la Chiesa ci invita a chiedere perdono. È un momento per spogliare noi stessi, per poter essere meno incombrati nella salita verso Dio. Lo facciamo anche adesso, chiedendo perdono al Signore delle nostre colpe e mettendo tutto ai piedi di questa montagna che vogliamo salire. Signore, che nell'alba e nello spirito ci hai rigenerati a tua immagine. Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo. Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo. Kyrie eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio in questa seconda domenica di Quaresima ci invita a salire con Cristo sul monte per poter da vicino contemplare la sua gloria. Siamo invitati a fare la stessa esperienza di fede dei tre discepoli che frequentemente erano con lui nei momenti più forti e significativi della sua vita. Anche noi possiamo, anzi dobbiamo, sperimentare la stessa gioia di vedere Cristo trasfigurato nella pienezza della rivelazione del Padre, che lo indica come Figlio e che viene confermato attraverso i testi sacri e i profeti. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto sul mio monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide una liepe impigliata con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere la liepe e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul rito del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Thank you.
E
ed essi tennero tra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Quindi questo figlio che nasce dalla promessa
il figlio della promessa ha tutto l'affetto del padre. Attenzione, questo passaggio della prima lettura, il figlio che egli amava, ci richiama immediatamente il Vangelo. Questo è il figlio mio che io amo, ascoltate. Non ve lo commento questo passaggio, lo capirete da soli. Bene, mentre Abramo sta uccidendo il figlio perché si è convinto che deve immolare, deve far piacere a questo Dio, Dio lo ferma e dice: ma non è questo che mi interessa. Se volete, amici carissimi, ecco qui il vero senso della Quaresima. Abramo il figlio l'ha immolato dentro di sé. Abramo il vero sacrificio l'ha fatto. Soltanto vedete quanto è intelligente questo Dio e come ci ama. Non è il sacrificio del figlio, ma è il distacco che tu creerai dentro di te da qualche cosa a cui sei enormemente attaccato, che enormemente tu ami. La vera Quaresima è il rinunziare a quello a cui siamo attaccati, ma di cui possiamo fare a meno per raggiungere il Signore. Allora vedete, in questa prospettiva che ci aiuta a rispondere a una domanda: ma come devo vivere la Quaresima? Guardate che non è facile, eh? Adesso io faccio una confessione pubblica, se volete dopo mi date la soluzione. Guardate che per fare la Quaresima sul serio si fa una faticaccia enorme. È facile, attenzione al discorso del figlio, è facile che io non mangio cioccolato, che io non mangio la carne, è facile che io non bevo caffè, è facile che io non mangio dolci. Tenete presente che molte volte c'è bisogno anche di aspettare la Quaresima. Perché se teniamo qualche etto in più e andiamo dall'estetista, non so perché, come si chiama, perché leggo diabete, avete pensato un diabetologo, no? Andiamo dal dietologo e il dietologo dice: tu devi togliere questo, devi togliere questo, devi togliere questo, devi togliere quest'altro. E noi lo facciamo come se non è Quaresima. Allora amici, state attenti, il vero sacrificio è quello che ti distacca dentro. Però la domanda poi stamattina che ci viene posta dalla liturgia: ma che pro devo fare questo? Perché questo mi allena a scoprire Dio. Se io dimentico me stesso, se io sono capace di annullare me stesso, io mi ritrovo e vedo Dio. Allora quando Pietro, Giacomo e Giovanni stamattina li vediamo sul monte, scelti da Gesù per salire sul monte, e si trovano di fronte a questa cosa straordinaria. È una cosa straordinaria, amici carissimi, che loro sono saliti, si sono messi in preghiera con Gesù. A un certo punto una nube, famosa teofania di Dio dell'Antico Testamento, una nube li avvolge e il loro sguardo non vedono più il Gesù quotidiano, vedono un Gesù trasfigurato, volto bellissimo, vesti bianchissime, e sciocca questo spettacolo. Tanto è vero che Pietro dice: ah, zio, rimaniamo sempre qua. La tentazione a voler fermare il tempo di Dio, a voler fermare su questa visione. Ma quella è una pedagogia, amici carissimi. Vedete, Gesù li ha portati sul mondo per dire: avete visto questo? Ma adesso dovete allenarvi a vedere il volto di Dio in altre dimensioni. Allora ecco la pedagogia che parte da questo monte.
Proprio scendendo dal monte, Gesù dice: mi raccomando, di questo state zitti, non dite niente. E scendendo dal monte, leggete il Vangelo, ci sta una cosa che ci sciocca noi stamattina. Quando Gesù parla di Gerusalemme e dice che il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire, essere molto messa a morte, però non vi preoccupate, perché dopo 3 giorni risorgerà, Pietro alza le barriere. Signore, state zitto, non dire ste sciocchezze davanti alla gente, ma la vede la gente come viene dietro di te? Se tu parli di croce, se tu parli di sacrificio, se tu parli di morte, sì, è vero, tu stai parlando di resurrezione, ma sta gente non viene più dietro di te. Satana. Gesù lo ha posto proprio su Satana, dopo che lo chiamiamo. Dice: tu mi vuoi separare da Dio, mi vuoi separare dal progetto di Dio. Satana significa il separatore. Lo chiama Satana. Allora, ecco, da questa pedagogia del mondo della trasfigurazione c'è la pedagogia della trasformazione e della trasfigurazione della croce. Il credente che vuole vivere la sua quaresima dice: ma io che fine farò? Il primo passaggio diventi un crocifisso, perché devi rinunziare, devi morire, ti devi tagliare, devi, la tua vita la devi purificare, e questa è morte, fratelli cari. Però da qui nasce la creatura nuova, ecco il volto di Dio che in ognuno di noi risplenderà nel giorno della Pasqua. Quando arriveremo a Pasqua, questa è la vera Pasqua, non devo casalire, non è l'uovo, no, non è il panettone, non è la colomba pasquale, no. Quando arriviamo a Pasqua, noi diventeremo i risorti, ma nella misura in cui saremo stati capaci di morire. E c'è un'altra pedagogia, amici carissimi, quella che interessa tutti i giorni, perché anche lì siamo chiamati a morire. Quando? Chi è l'altro per me? È quell'antipatica di mia suocera. È quella odiosa di mia cognata. Che mette sempre a prendere di botte tra me e mio marito, tra me e mia moglie. E non le va bene mai niente, eccetera. Chi è? Se io sono stato capace di morire a me stesso, muoio anche a questi figli che sono capaci di generare e che non sono figli veri, belli. E allora, se riesco a morire, lì vedo il volto di Gesù. Ma come? Mia suocera che mi odia, il volto di Gesù Cristo? Sì. Mia cognata che mette a vedere il volto? Senti il volto di Gesù Cristo. Ve lo sto dicendo io, no fratelli? Questa è la trasfigurazione sulla quale faremo l'esame finale della nostra vita. Quando Gesù ci radunerà e ci domanderà: avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere, ero scocciante, mi hai sopportato, ero nudo, mi hai rivestito, ero invadente, mi hai saputo sopportare. Signore, quanto mai ti abbiamo visto? Qualunque cosa hai fatto al più piccolo dei miei, l'hai fatto a me. Anche lì si tratta di una trasfigurazione. Fratelli, io vi affido questo pensiero stamattina. Che bella malissima che riusciremo a fare, se in prospettiva vediamo che sì, c'è un passaggio che è un passaggio di morte. Nella vita nostra c'è sempre un venerdì, in tutti i sensi, in tutti i sensi, ma c'è sempre una resurrezione che ci aspetta, e lì contempleremo il vero volto di Dio.
Credo in un solo Dio. Diciamo insieme, la tua luce ci trasfiguri, Signore. La tua luce ci trasfiguri, Signore. La Chiesa illumini e guidi con l'ardore del Vangelo il cammino di conversione per poter permettere a tutti di giungere insieme alla luce della risurrezione. Preghiamo. La tua luce ci trasfiguri, Signore. Le persone che si dedicano alla politica abbiano la consapevolezza che il disagio della comunità debba essere risolto in tempi brevi ed efficaci, in un clima di collaborazione. Preghiamo. La tua luce ci trasfiguri, Signore. Trasfiguriamo il nostro modo di vedere la vita, non facendoci coinvolgere dalla voce del mondo, ma mettendo al centro i valori del Vangelo. Preghiamo. La tua luce ci trasfiguri, Signore. Piccoli e grandi che vivono in questo periodo la paura del futuro, attraverso l'amicizia e la solidarietà tra di noi e con Dio, trovino il coraggio di fare le scelte giuste per un equilibrio totale e pieno di gioia. Preghiamo. La tua luce ci trasfiguri, Signore. La nostra preghiera sia costante per tutti i malati affetti da Covid in questo periodo di pandemia, senza dimenticare tutti gli altri ammalati che soffrono. Preghiamo. La tua luce ci trasfiguri, Signore. Preghiamo adesso per la defunta Elisabeth. Preghiamo. Tutto ti chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen.
santifichi nel corpo e nello spirito, che possiamo celebrare degnamente le feste pasquali per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità cantando l'inno di lode. Prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazia questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno Elisabeth, i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedite alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh.
O Signore, sono degno di partecipare alla potenza, ma di soltanto la tua volta che Dio sta canto di comunione, tu dimori in noi. Thank you.
preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri, vogliamo renderti grazie, oh Signore, perché noi diventa delle tecniche.
non è giusto, non è bello. Benedici, Signore, i tuoi fedeli, oh Padre, perché aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito possiamo considerare e raggiungere la gloria manifestata agli Apostoli in tutta la sua bellezza. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Lodate il Signore con tutta la vostra vita, andate in pace. Buona domenica. Cantiamo insieme Strade Nuove.